Cioè, mi conoscete tutti, sono un consigliere uscente e candidato alla lista Nuove Idee per il Comune con il dottor Scena. La mia presenza questa sera su questo palco era doverosa, perché purtroppo devo smentire da questo pulpito quello che è stato detto dal candidato a sindaco Gianluca Pecchi. Cioè, credevo che la campagna elettorale si fosse impiantata su, diciamo, molto più corretta, senza attacchi, senza, diciamo, andare a dire delle cose non vere. Caro Gianluca, tu sai benissimo come siano andate le cose con l'amministrazione Ridolfo. I dissensi del gruppo che è chiamato in causa verso l'operato del capotreno, così l'hai chiamato tu, sono nati per tutelare gli interessi dei sanmicheresi. Che in ogni caso saranno i sanmichelesi stessi a giudicare, perché tu non sei nelle condizioni di giudicare l'operato. Anzi, io mi chiedo, dove eri tu? Tu dove eri? Se errore è stato per ben due volte quello di non far aumentare la tassa sulla spazzatura, se errore è stato quello di far arrivare i contributi dalla regione siciliana, come l'ultimo di recente, quei 500.000 euro per il fiume Tempio, se è errore è stato quello di stimolare la presentazione dei progetti per i cantieri di lavoro, è stato proprio questo gruppo, questi consiglieri uscenti che hanno stimolato per presentare i progetti. Vi ricordo, cari concittadini, che San Michele è stato l'ultimo paese dove sono stati iniziati i cantieri di lavoro. Se errore è stato quello di fare finanziare la palestra comunale e tante altre cose, allora questo gruppo, il quale tu hai chiamato in causa, è disposto a sbagliare ancora e a commettere gli stessi errori per salvaguardare l'interesse dei sanmichelesi. Poi ha parlato di tutela del lavoro, cioè credo che un po' tutti siamo d'accordo per la tutela dei lavoratori e il diritto al lavoro. Hai parlato dei precari. Su questo punto io vorrei solamente ripetere quello che ho detto in una seduta del Consiglio Comunale. Per la stabilizzazione dei precari, cioè la stabilizzazione dei precari potrebbe avvenire, cari concittadini, non è che non potrebbe avvenire, però rendiamoci conto che sono più di 60 articolisti, 60 precari. Se si innesca, se viene innescato il processo di stabilizzazione, si può fare, ma non per tutti i 60. Quindi chi ne usufruirebbe di questa stabilizzazione sarebbero solamente 4, 5, non di più. E tutti gli altri li mandiamo a casa. Ecco perché noi siamo pronti ad aspettare eventuali normative che ci consentono di garantire il lavoro a tutti i precari, non solo a 3, 4, 5. Poi hai parlato pure di istruzionismo, di delibera adottata o non adottata, ma io ti voglio ricordare che tutte le delibere adottate sono state votate tutti dalla maggioranza, mentre voi o avete votato contro o nel migliore dei casi vi siete astenuti. Quindi qual è? Comunque io non voglio entrare in polemica, perché mi dispiace, era doveroso quantomeno puntualizzare queste cose, perché caro Gianluca, tu lo sai il ruolo del consigliere comunale.
qual è il ruolo dei consiglieri comunali? Non decide le sorti di un'amministrazione. Comunque, lasciando perdere queste polemiche inutili che sono infruttifere verso una campagna elettorale chiara, limpida e basata su quello che si vuole fare, sui programmi, io vorrei chiudere per come è nata, diciamo, la proposta di candidare il dottore Scirè. La candidatura del dottore Scirè nasce da diversi partiti, da diversi movimenti e soprattutto dalla società civile. Per questo il nostro apporto sarà forte, perché con chiunque abbiamo parlato di questa candidatura i giudizi sono stati solo positivi. Quindi è questo quello che vuole la cittadinanza, il sannichelese. L'importanza di questa candidatura sta nel suo essere un uomo nuovo, che non ha alle spalle odi, rancori, contrapposizione e conflitti. E rispetto a questo, a tutto ciò, c'è da dirgli solo grazie, perché si sta scommettendo il dottore Scirè. È un candidato che sa parlare a tutti i sannichelesi, conosce le problematiche che attanagliano il nostro paese e i sannichelesi, e che da 30 anni vive a San Michele. Quindi, caro Gianluca, il dottore Scirè è più sannichelese di qualche altro. Perdonami se te lo dico, ma forse è più sannichelese di te. Per tutto ciò credo che il dottore Scirè sia la persona giusta e indicata per amministrare San Michele. Credo anche che con le sue risorse, le sue capacità, le sue idee, porterà il nostro paese a una nuova fase di ricrescita a livello sociale, economico e culturale. Per questo io dico: votiamo tutti il dottore Scirè se vogliamo innescare una fase di cambiamento. Viva San Michele, viva il dottore Scirè. Grazie.